la procedura per votare decisivamente e non mi sembra che siamo così in tempo per decidere oggi. Punto 1. Punto 2. Sicuramente scoperto da parte del Presidente non accusare questa sfida dell'esistenza di un contenzioso di corruzione, però ci viene da trovare una libera nel Consiglio Comunale che determina una strada che potrebbe essere inficiata da questo ricorso presentato con susseguenti anni di tanto. Potrebbe anche
antigravito, questa è incompetenza che è configurabile come gravità e nullità della sua vista. Senza poi andare ad approfondire l'atto amministrativo, che va a citare due pareri che non sono contenuti nella delibera, ovvero il parere del dirigente del primo settore, che è enunciato ma non è allegato, e il parere del dottor Pedillo, dato in una commissione congiunta, senza formulare, così come prevede la legge, un parere scritto. Allora, vede, mancanza di questi requisiti, di queste formalità, rendono noi consiglieri comunali l'impossibilità di valutare con correttezza un altro ministro. Ma passiamo al merito, quindi alla discrezionalità, cioè che sono le scelte dell'amministrazione, ne abbiamo parlato prima, quindi anche di quello che è la politica, che deve dare tutti i diritti. E su questa questione piace, io non sono d'accordo con te, che oggi si va a decidere se sacralizzare o includere il servizio. Vedi, l'atto deliberativo dice un'altra cosa, dare i diritti precisi, e non parla della gestione comunale che va a gestire il centro costituzionale, ma dice un'altra cosa, quindi se andiamo a votare un'altra cosa rispetto a quello che si dice. Domani è il 1 marzo 2013, se mi seguite un attimo mi devo in questo ragionamento, il 27 maggio 2013 scade la gestione del concessionario, quindi di Destinia Destinia Associazione, no? Allora io chiedo, dato che mancano poco più di 80 giorni alla scadenza del concessionario e sapendo tutti quanti che la gara non è di competenza comunale ma della stazione unica appaltante presso la prefettura di Napoli, io chiedo, in questo tempo riusciamo a fare la gara, riusciamo ad aggiudicare la stessa, riusciamo ad avere l'antimafia di colui che vincerà e riusciamo ad aprire, ad avere una continuità di gestione? Perché vedete, la mia preoccupazione più grande è che oggi conosciamo in ogni caso, in ogni momento, la struttura che funziona e ha dei lavoratori e ha dei clienti e ha un bacino di utenza. Non vorrei che diventi anche questa la medesima cattedrale del deserto. Chiedo ai cittadini di ascoltare l'interesse gentilmente, la prego. Poi ho letto una decisione, quello che diceva il dottor Ferrara, segretario comunale. Ebbene, l'articolo 3 del capitolare speciale d'appalto sostiene la durata di contratto di 9 anni decorrenti dalla data effettiva della consegna delle strutture rinnovabili per un periodo di altri 9 anni, se non siano subentranti motivi ostativi. Allora chiedo, quest'ente ha motivi ostativi? Neanche si conosce la perplessità. Inoltre, numerose sentenze della giurisprudenza ci fanno evincere, ci fanno sapere, che per ottenere la proroga basterebbe prorogare, almeno per un anno, fino all'espletamento della gara, in modo da avere da un lato la continuazione dell'attività e quindi non incorrere in quella che sarà la struttura giuridica, dall'altro assicurare ai lavoratori la continuazione del rapporto di lavoro. E voglio concludere, noi i motivi ostativi di questa amministrazione non li conosciamo, li vorremmo conoscere, saremo curiosi di conoscerli e saremo curiosi di conoscere quelli che sono i motivi reali, e dico reali, rispetto al nome, rinnovo della città. Grazie. Acceso di intervenire.